Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, round and round we go. Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 in cui andremo a modificare l'ultimo veicolo che è uscito oggi e andremo a parlare anche di quello che hanno messo, diciamo, oggi, martedì 15. Allora, che hanno messo? Abbigliamento, magliette ragazza, cazzi e mazzi, insomma c'è qualche capo di abbigliamento nuovo sicuramente, poi ci sono altre cosine che adesso andremo a vedere. Allora ragazzi, in questi giorni non sto facendo molti video, infatti sto occupando video del team Glitch, spero che comunque capiate bene i video e spero di poter rendermi, diciamo, operativo al più presto. Purtroppo per motivi di lavoro sto abbastanza impicciato e quindi ho pochissimo tempo. Allora, questa è la nuova auto, ragazzi, 718.000. che dire di quest'auto, che dire? Ancora niente, perché ancora non l'ho comprata. O in verità sì, l'ho comprata perché sto commentando dopo il video. Comunque andiamo a vedere, ragazzi, come avete visto ci sono un po' di sconti, vi ho fatto vedere in linea di massima più o meno, vedete qui c'è l'elicotterino, in Pegasus ci sono altri veicoli scontati e diciamo che ci sono parecchi veicoli scontati. Qui, come vedete, nell'Arena War non c'è nulla di scontato, comunque sia, anche perché questo aggiornamento è recentissimo, quindi non vi aspettate subito degli sconti sull'Arena War. Per quanto riguarda il resto, ragazzi, che cosa hanno messo? Hanno messo RP doppi e soldi doppi, e te pareva, e diciamo che non sono più nell'Arena War ma sono nelle missioni versus, modo avversario, insomma chiamatele come cazzo vi pare a voi, ragazzi. E quindi niente, andiamo a vedere quest'auto che è appena uscita e vediamola un attimino. Io l'ho comprata per fare il tuning, mo vediamo un attimino che cazzo di auto è, ragazzi. Allora, vi ricordo tutti i canali del Team Glitch. Quando posto qualche video che non è il mio, ragazzi, io rispondo comunque alle domande, perché rispondo, perché conosco il glitch e tutto il resto, però alcune volte non ho neanche il tempo materiale di rispondere a tutte le vostre domande e quindi sto un pochino, ma un pochino tanto casinato, una bella rottura dei coglioni inizio anno, qualcosa di allucinante. Però come ho già detto, spero che i video vi siano graditi, spero che comunque riusciate a capire bene tutto quanto quando viene spiegato. Io come posso, ragazzi, vi porto un video glitch, ovviamente. E voi mi dite: perché ha portato sto video? Potevi portare un glitch? Non ce ne stanno glitch. I glitch attualmente in circolazione sono tutti funzionanti, ragazzi, quindi non è che ci sono grandi glitch da portare, riportare, rispiegare, anche perché lo sapete che a me mi sta sul cazzo portare i glitch 800 volte e riportare sempre il solito glitch. Magari se è migliorato o fatto bene si può anche fare, però insomma portare tre volte in due giorni il solito video mi rompe un po' la minchia, anche perché come ho già detto ho poco tempo a mia disposizione e non posso neanche giocare. Sono entrato oggi per
dare un'occhiatina per vedere sta auto. E niente ragazzi, vedete, ecco, questa è l'auto. Diciamo che è un'auto muscle, secondo me è un'auto da collezione. Se avete qualche soldino da spendere, che volete spendere ovviamente, come ho già detto, vi ho fatto vedere, ci sono parecchi sconti nella Pegasus, nell'Elitas c'è un elicottero, ci sono sconti in San Andreas Superauto, sulla Tezzera, insomma ci stanno un sacco di sconti. Magari per chi non ha comprato qualche auto, qualche veicolo prima, lo può comprare adesso con sti saldi di inizio stagione o fine stagione, non lo so, fate come cazzo vi pare, vedetevela voi. Però comunque sia, raga, non c'è niente di che. Magari qualcuno si aspettava delle auto sportive, delle auto super, e invece no. Allora, che dire ragazzi, queste sono comunque tutte le modifiche che ha quest'auto. Mi sarei aspettato la livrea arrugginita, che a me non piace, fa cagare, perché in effetti non c'ha senso una livrea arrugginita, comunque va bene. Però fortunatamente non l'hanno messa su st'auto. Io la modifico a mio gusto ragazzi, sto modificandola come più piace a me. Poi ovviamente vedete voi, e guardando le modifiche, che vi dico raga, che secondo me non vale la pena comprarla per 718.000 dollari. Se non c'avete i dollari ragazzi, non la comprate, perché comunque non serve un cazzo. Alla fine è un'auto come tante altre, ce ne stanno dei migliori per quale gare. Questa qui è un'auto un po' così. Io ragazzi, qui ho fatto il trucchettino per mettere il perlescente sui colori metallici, non so se qualcuno lo conosce, però penso di sì, è una vita che gira, non dico che è dal day one di GTA che gira sto glitch, però per chi non l'avesse visto basta che rallenta un attimino per vedere come faccio a mettere sto cazzo di perlescente, perché comunque in tanti me l'hanno chiesto. C'è pure sul canale, però penso che sia un glitch veramente stupidissimo. Comunque sia ragazzi, questa è l'auto. Il mio consiglio è che se non avete soldi da buttare non la comprate. Se invece siete persone che vi piace collezionare le auto, allora sì, compratela, perché giustamente è una bella auto. A me piace sinceramente, non piacciono alcune modifiche di questa auto perché le trovo insignificanti, però il mio giudizio è un giudizio personale, diciamo, non è un giudizio che uno prende e dice ah sì vabbè, ma questo è il giudizio che sta bene. No, è il giudizio mio personale. A me se una cosa fa cagare io ve lo dico, poi vedete voi. Insomma, questa è l'auto ragazzi, questo coloretto un po' così, non sapevo sinceramente neanche di che colore farla. Comunque ragazzi, vi ricordo di passare in descrizione, passare nel canale Telegram Team Glitch, che è stato creato anche un altro canale Telegram appositamente per il caso Bogdan ragazzi, quindi andate lì e chiedete solamente del caso Bogdan. Sapete che in quel gruppo Telegram c'è solamente caso Bogdan, poi c'è un altro gruppo Telegram che è quello del Team Glitch, dove sarete aiutati, entrate dentro al gruppo, non rompete i coglioni, perché comunque non dovete rompere i coglioni, cercate di non rompere i coglioni, diciamo, lo so che è un po' difficile per alcune persone, però cercate di non rompere i coglioni. Questa è l'auto ragazzi, mi dispiace che è notte, non ho trovato un punto un po' più decente per poter illuminare questa fantastica auto. Detto questo ragazzi, spero di avervi ricordato tutto. Vi ricordo i canali dei componenti del Team Glitch in descrizione, di AnyGamer, Centurion81 e Dark Glitch. Detto questo ragazzi, spero di poter riuscire ad editare molto presto un nuovo video per poterlo portare sul canale. Al momento vi lascio un grande saluto e al prossimo video, ciao belli!
Machine.